stasera una bellissima serata, un'ennesima bellissima serata qui al consolato di Park Avenue, perché ad ulteriore testimonianza di questa strettissima partnership culturale tra la città di New York e l'Italia, accompagniamo e prepariamo il grande festival musicale che ci sarà in febbraio a Carnegie Hall, dedicato a Venezia Serenissima, con tre esposizioni, diciamo tre testimonianze molto autorevoli e prestigiose della forza di proiezione internazionale e mondiale di Venezia. Una è un estratto di una collezione privata di vasi di Murano bellissimi tra il 1914 e il 1933. Un'altra testimonianza sono questi tessuti di Fortuny che abbiamo la fortuna di avere qua in consolato, assieme anche a due quadri di Mariano Fortuny che ricordano Venezia, e in più c'è una bella foto di un giovane fotografo italiano su Rialto che vuole andare un po' anche al di là del cliché di quella che è la visione turistica convenzionale su Venezia. Quindi sono storie, percorsi, emozioni in cui credo che ognuno, ogni spettatore, e questa esposizione, questa possibilità di vedere durerà fino a febbraio, fino a marzo diciamo, potrà dare ad ognuno, ad ogni italiano qui a New York la possibilità di tuffarsi in questo itinerario. Venice is it's kind of my hometown, where I was born, and New York is where I live now. So it's the perfect bridge to build and to present my work from a few years ago, when I decided to go back to Venice and discover again with a new eye after years of New York, and see what my new eye could do in my hometown, and try to see Venice in a different way. Through the lens of building my photography in New York. And so bringing it back here, it's always a great emotion, because it connects the two extremities of my life. When I did the Venice book, I called it The Beautiful Cliché, because I wanted to play on the irony of Venice. Venice is one of the most beautiful places in the world, but it has been represented throughout the past 40 years through a very static postcards kind of approach. So my challenge was to work on the clichés and take them into a different space, and try to find again the magic that made me fall in love with Venice the first time, and still does every time I go back. When did you fall in love with Venice? When I was 22, and that was a long time ago, 1950, and I went there, and this is a tourist, and it really changed my life. I came to Venice, and then I decided I wanted to make a film about it, and I made a documentary about Venice, starting when I was 24, and I made I came back to Venice, and I shot a film about Venice, and it was my first film. Veneziani appunto sono un esempio, un po' ricordano quello che è sempre stato l'Italia, si è caratterizzata anche nel Rinascimento come un posto, le botteghe, dove si faceva tutto, si lavorava con le mani, ma si lavorava anche con molto cuore e testa per cercare di essere all'avanguardia in quello che erano le forme, le creazioni, quello che dopo avremmo conosciuto molto dopo come il famoso design italiano, che a New York è così importante e così apprezzato. Massimo Vignelli non solo ha disegnato le vetrine, le installazioni della nostra mostra, le grafiche, il logo, ma ha anche disegnato il libro. Il primo libro che ha disegnato è questo, d'altronde la prima mostra che è stata fatta al Crafty Museum si chiamava Venetian Glass, e questo è il primo libro che fu stampato in quell'occasione, disegnato ovviamente da Massimo. Questo catalogo raccoglie le 260 lavori, cominciando da questo qui nel 1914, che è un vaso che era stato esposto in una fiera in Germania nel 1916, e poi continua cronologicamente
per arrivare sino ai nostri giorni con i vetri di lino tagliapietra. Massimo fece anche questa meravigliosa brochure e tutto questo insieme di elementi che servivano a far conoscere il vetro veneziano attraverso le nostre mostre. Il dépliant, vedi, si apre, ovviamente ritroviamo il grid che era tanto caro al nostro Massimo, vedi il grid tipico, sì, no, di tutte le sue, con un suo lavoro qui, che sono queste bellissime caraffe in vetro fatte dalla Venini e dai francesi Christophe.